a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, palladino. Che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto, il dolce ricordo, sgarrito dal tempo, di quando era me. Con te la nostra, non c'erano soldi, ma tanta speranza. Buonasera dal circuito Spreaker.com, buonasera da RDA Radio 1 e poi man mano dalle repliche che seguiranno su stapradio.it dove possibile, Radio Ballerina One e tutte le emittenti calabresi e siciliane aderenti al circuito web di Spreaker.com. Buonasera da Antonio Milano, da pochi minuti è terminata al stadio di Ascoli la partita tra Ascoli e Crotone, 31esima giornata di Serie B KT. Al Cino e Lillo del Duca non si va oltre l'1-1, Crotone che va in vantaggio e le distrazioni di troppo costano la possibilità di dare la palla nelle mani della squadra avversaria che beffa Alex Cordaz. Così è successo anche ad Ascoli. Crotone in vantaggio sugli sviluppi di un tiro di Andrea Barberis beffato in sul procinto degli ultimi minuti di gioco dell'ultimo quarto d'ora da parte di Marcello Trotta, che fa il gol dell'ex, chiaramente protagonista della Serie A della Crotone, dell'incredibile salvezza della prima stagione in Serie A. Marcello Trotta beffa questa volta la porta difesa da Alex Cordaz. Terzo pareggio consecutivo dopo il lockdown, terzo pareggio che fa arrabbiare sicuramente Giovanni Stroppa, per una squadra che ha l'obiettivo di riconquistare la Serie A. E chiaramente terza partita in cui non si riesce a sfruttare le buone occasioni, come la sconfitta del Frosinone, e chiaramente tutto questo va a discapito di una lotta che ancora continua, ma che certamente mette in dubbio le qualità della squadra di potercela fare a rischiare la promozione senza passare per i playoff. Formazioni in campo: le ali tra i pali, Ferigra, Valentini, Ranieri, Andreoni, Padoin, Black, Sernicola, Scamacca, Morosini e Ninkovic. A disposizione del mister Davide Dionigi ci sono Eramo, Marcheggiani, Matos, Maurizi, Novi, Petrucci, Piccino, Pinto, Troiano e Marcello Trotta ex di turno. Per gli uomini di Stroppa si presenta una formazione rimaneggiata e sicuramente
che rischia durante il corso della gara l'uscita anticipata di Marrone, che dava sensazione di non riuscire a tornare in campo, invece poi alla fine ci riesce. Siamo dunque alla formazione che ha scelto Giovanni Stroppa, con il rientro di Andrea Barberis dalla squalifica scontata proprio sul trentesimo turno. Cordaz tra i pali, Curado, Luca Marrone, Giuseppe Cuomo, Mattia Mustacchio, Ahmed Benali, Andrea Barberis, Giovanni Crociata, Salvatore Molina, Junior Walter Messias, Stefan Armenteros, e a disposizione del mister Stroppa Bellodi, Evans, Marco Festa, Figliuzzi, Alberto Gerbo, Vladimir Golemic, Tomis Slav Gomelt, Maxi Lopez, Francesco Rodio, Zac Ruggero, Nuan Cosimi e Nicolo Zanellato. Giovanni Stroppa non arrischia Nicolo Zanellato dopo la prestazione della scorsa partita di venerdì sul Renato Curi di Perugia, che il Crotone avrebbe dovuto poi come partita vincere e che certamente in vantaggio numerico non è riuscito a sfruttare la situazione a suo favore. Questi i risultati della 31esima giornata. Salernitana e Cremonese scese in campo alle 18:45, vanno negli spogliatoi a fine partita con il risultato di 3-3, con discutibili rigori in favore della Salernitana, ma comunque alla fine il risultato è quello che conta sul campo, 3-3. Ascoli Crotone 1-1, Pescara Empoli 1-1, Chievo 2, Frosinone 0, Benevento 1, Juve Stabia 0, il Benevento matematicamente promosso in Serie A con parecchi turni d'anticipo. Cittadella 2, Perugia 0, Spezia 1, Pisa 2, Cosenza e Trapani, con il Cosenza che rischia praticamente la capitolazione sul proprio campo, guadagna il pareggio in extremis per 2-2 nello scontro diretto contro Trapani. Livorno 0, Venezia 2 chiude l'elenco delle partite di quest'oggi. Pordenone 2, Virtus Entella 0. Con questa classifica, Benevento 76 punti, matematicamente promosso in Serie A con parecchi turni d'anticipo. Crotone agguantato dal Cittadella al secondo posto a quota 52 punti, ma in questo momento quello che favorisce il Crotone è la differenza reti rispetto a quella della Cittadella. Spezia quota 50, Pordenone 49, Frosinone 48, indietreggia ancora, Chievo 45, Salernitana 44, Pisa 43, Empoli 42, Virtus Entella 41, Perugia 40, Venezia e Pescara 39 punti, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani 29, chiude il Livorno a quota 21 punti. Dunque, con questi risultati e con questa classifica, il Crotone mette in discussione il secondo posto e deve lottare per poter
Sicuramente conquistare l'obiettivo della promozione diretta senza passare per i playoff. A questo punto la 32esima giornata che rivedrà praticamente le squadre scendere in campo il 3 di luglio alle ore 18:45 per l'anticipo tra Pisa e Cittadella e poi tutte le altre squadre alle 21, Cosenza Ascoli, Crotone Benevento, scontro diretto tra due squadre che storicamente hanno un unico obiettivo e certamente il Benevento in questo momento è quella che, facendo un campionato a sé stante, è riuscito nel centrare proprio questo obiettivo, promozione diretta in Serie A. Virtus Entella, Chievo, Venezia, Empoli, Salernitana, Juve, Stabia, Trapani, Livorno, Cremonese, Pescara, Perugia, Pordenone e chiude l'elenco delle partite Frosinone, Spezia. Oggi 29 giugno chiaramente si è scesi in campo con una tra le giornate più calde di questa estate anomala in fase di regresso, ma ancora con la guardia da tenere ben alta per quanto concerne il Covid-19, ma con temperature alte che condizionano certamente il gioco e la resa dei giocatori, considerate le alte temperature e l'alto tasso di umidità. Si è visto anche nelle partite di Serie A. E chiaramente molte squadre favorite stanno ai vertici, storicamente ai vertici e tecnicamente anche ben quotate, stanno perdendo un po' di colpi. Ne sta approfittando un po' di più rispetto magari alle dirette inseguitrici il Napoli, ma a Serie A si sa è tutta un'altra storia. Parliamo di Serie B, dunque 31esima giornata e quindi andiamo a commentare insieme ciò che è successo sul campo dell'Ascoli tra Ascoli e Crotone, terminata al Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno alla direzione arbitrale di Simone Sozza, coadiuvato certamente dagli assistenti e Marco Scatragli, Alessio Saccenti e dal quarto uomo che è Giacomo Camplone. Le formazioni le abbiamo dettate, sicuramente un match interessante, 31esima giornata dunque per Ascoli e Crotone, non sono ammessi altri passi falsi, ma il Crotone non sfrutta l'occasione per tre turni consecutivi e non va oltre i pareggi. A reti inviolate la partita giocata allo stadio comunale Ezio Scida, seconda trasferta consecutiva dei tre turni giocati post lockdown per emergenza sanitaria Covid-19. E dopo una battuta d'arresto contro il Chievo Verona e il Perugia, i rossoblu cercano tre punti pesanti per difendere il secondo posto, guastare la festa del Benevento di un'altra giornata. Obiettivo che certamente non riesce. I bianconeri invece, dopo la sconfitta contro il Venezia, devono trovare il riscatto per uscire dalla zona play-out. I padroni di casa scendono
alla guida dell'allenatore Dionigi, con un modulo 3-4-1-2 tra le scelte Leali, Ferigra, Valentini, Ranieri, Andreoni e Padoin, Black, Sernicola, Morosini e Scamacca, Ninkovic la coppia d'attacco, mentre invece Giovanni Stroppa risponde con il solito 3-5-2. Questa volta rientra Andrea Barberis, ma Giovanni Stroppa punta a lanciare Junior Messias e lasciare in panchina Nwankwo Kosimi. La risposta sul campo degli ospiti vede praticamente la scelta di far partire dalla panchina e non rischiare Niccolò Zanellato dopo la prestazione sul campo del Renato Curi. E a disposizione ci sono tre cambi, sia per mister Dionigi rispetto al match contro il Venezia: sono Ferigra e Valentini in difesa e Padoin al posto di Cavion, che è squalificato. Il trio d'attacco è confermato con Morosini. Squalificati per l'Ascoli: Cavion, Gravillon, e sono indisponibili Puccino, Beretta e Rossetti. Novità per Stroppa rispetto all'ultima partita: scelto Curado al posto di Golemic, ampio turnover a centrocampo, Simi rifiata in panchina e davanti Messias con Armenteros. Non c'è nessuno squalificato e nessun indisponibile. La casa è ostile. Nei precedenti 14 confronti ufficiali tra le due squadre ad Ascoli Piceno, 9 successi bianconeri. L'ultimo 3-2 nella Serie B della stagione 2018-19, 3 pareggi, l'ultimo 2-2 nella Serie B nella stagione 2010-2011, 2 affermazioni per gli ospiti calabresi, ultimo 1-0 risale dunque alla stagione che vede praticamente e i calabresi con la vittoria per 1-0 nella Serie B 2015-2016. I bianconeri non hanno ancora vinto in casa nel 2020, non vincono tra le mura amiche da 8 giornate. 2 pareggi e 6 sconfitte il bilancio, con l'ultima vittoria che risulta essere il 3-0 al Livorno il 1 febbraio scorso. La certezza di Simi è quella che vorrebbe essere rincorsa con l'attaccante nigeriano dei Pitagorici, che oggi in panchina è stato scelto mantenerlo a riposo. Simi è andato a bersaglio in ciascuno dei 3 match giocati contro l'Ascoli in Serie B, attaccante a quota 13 gol nella stagione ed è il terzo miglior marcatore del campionato cadetto. A dirigere la partita dunque l'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Si parte dunque, il primo pallone viene giocato dall'Ascoli, azione confusa al quarto minuto, insistita del Crotone sul lato di sinistra, ma Ferigra per 2 volte chiude gli spazi agli attaccanti del Crotone. La prima occasione utile dei rossoblù alla ricerca della vittoria arriva al quinto minuto con Molina da sinistra che pesca Mustacchio sul secondo palo, mette un passaggio teso in mezzo all'area piccola, Armenteros tra i due difensori non ci arriva per un soffio.
Ripartenza veloce al nono minuto per Ninkovic sulla destra, sul fronte opposto, alza la testa, cerca un filtrante verticale che pesca Morosini lanciato in aria, ma il passaggio è troppo lungo e Kordaz para senza nessuna difficoltà. Al decimo minuto il Crotone fa la partita, gestisce il pallone, l'Ascoli invece attende, cerca l'occasione per ripartire sulle fasce. Lancio al quattordicesimo di Ranieri in avanti, la sponda di Scamacca di testa per Morosini, il guardalinee però pesca il giocatore in fuorigioco. Rilancio dal fondo al diciottesimo per Kordaz, direttamente per Messias che entra in area contro due difensori, si crea lo spazio per aprire il sinistro con il tiro a cercare la diagonale, il pallone termina però lontano dalla porta difesa da Leali. Al ventesimo il gioco è momentaneamente fermo, Ranieri è rimasto colpito al volto durante un contrasto di gioco con Armenteros. Al ventiduesimo ci prova dalla distanza Andrea Barberis con il destro, il pallone finisce però troppo alto sopra la traversa. Al ventiquattresimo sulla destra crociata vede l'inserimento in area di Armenteros, lo serve con un tocco sotto, l'attaccante controlla il pallone ma Ferigra in chiusura è più preciso di lui e quindi nulla di fatto. Al ventisettesimo Junior Messias, brivido per la difesa bianconera, cross dalla destra per Molina, torre per Messias a rimorchio, conclusione con il mancino, viene deviato da Molina stesso e Leali riesce ad allungarsi in qualche modo e togliere la palla indirizzata verso l'angolino basso. Al ventinovesimo il Crotone insiste ancora con Giovanni Crociata, il destro a rientrare dalla sinistra, però la sua conclusione è molto lontana dalla porta difesa da Leali. Al trentunesimo Mustacchio dalle retrovie sulla destra riesce a superare l'intervento maldestro di Ranieri, entra in aria però viene anticipato da Leali in uscita bassa. Ammonito intanto al 33esimo l'allenatore Dionigi per proteste e al 36esimo, 10 minuti alla fine del primo tempo, i pitagorici continuano a far girare il pallone mentre i bianconeri non hanno ancora tirato in porta e cercano di colpire in contropiede. Al 41esimo, primo cartellino giallo della partita per Curado, il giocatore allarga il braccio, colpisce fallosamente Ninkovic. Prova al 43esimo in occasioni sporadiche anche l'Ascoli con Sernicola, sulla destra punta Mustacchio, crossa forte, il cross è teso in mezzo ma la difesa del Crotone allontana senza alcun problema. E alla 44esimo invece sul fronte opposto vengono concessi 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo e i rossoblù sono sempre in avanti con Messias che dalla destra crossa verso la porta con un mancino insidioso. Leali riesce con i pugni e spazza via con facilità il pallone. Al 48esimo l'arbitro fischia due volte tra Ascoli e Crotone, quindi si va negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Nella prima frazione di gioco è poco esaltante, il Crotone prova a spingere, costruisce molto ma è poco preciso e poco puntuale nell'appoggiare in porta e certamente questo favorisce delle distrazioni di troppo per spreco di energie.
si va alla ripresa con la sostituzione nell'intervallo. Rimane fuori Ninkovic per l'Ascoli, al suo posto Dionigi manda in campo Marcello Trotta, l'ex del Crotone, del protagonista della prima stagione in Serie A. L'Ascoli si salva al 46esimo con un break offensivo immediato del Crotone, con crociata dalla sinistra che serve in mezzo il pallone teso e basso. Benali lo appoggia poi per Mustacchio che con il destro colpisce il palo, mentre al 48esimo viene ammonito un giocatore, è la prima ammonizione del secondo tempo per l'Ascoli. Ammonizione viene indirizzata a Ferigra che spende il cartellino giallo per fermare i Junior Messias, che era praticamente a porta vuota. Al 51esimo ancora il Crotone sulle accelerazioni di Molina sulla fascia, il cross di nuovo basso taglia l'area avversaria, arriva Mustacchio che però calcia malissimo e quindi il tiro impreciso spegne le illusioni del Crotone di poter andare in vantaggio. Al 54esimo ci prova anche Armenteros sul lato corto di destra, che cerca il movimento in avanti di Messias, le ali, esce e intercetta il pallone. Al 59esimo, prime girandole di cambi da una parte e dall'altra, l'Ascoli scende Morosini e sale Eramo, per Stroppa invece il doppio cambio è fuori Armenteros, dentro Simi, per poi anche confermare un altro cambio con Mustacchio che viene rilevato da Evans, il francese, che alla 60esimo entrando in campo favorisce anche l'azione su cui Barberis direttamente su punizione con un calcio piazzato dalla sinistra crossa in mezzo e nessuno intercetta il passaggio, la palla colpisce la base del secondo palo e si insacca. Primo gol in campionato in questa stagione per Andrea Barberis. Crotone in vantaggio, Ascoli 0, Crotone 1. E due minuti più tardi è Scamacca che con un'azione clamorosa si divora il pareggio. Padoin sulla tre quarti in becca in profondità proprio Scamacca in posizione regolare, ma tu per tu sbaglia la conclusione proprio davanti ad Alex Cordaz. Al 64esimo ammonito anche Eramo, entrato da poco per un intervento falloso. Al 68esimo prima occasione importante per l'Ascoli da calcio d'angolo, Padoin crossa un pallone ad uscire, incornata di Valentini in aria, la risposta pronta di Cordaz che alza sopra la traversa. Al 68esimo altra sostituzione per Dionigi che richiama Valentini e manda al suo posto in campo Troiano. Al 69esimo altra ammonizione, questa volta è per Ranieri che commette fallo strattonando Messias per la maglia. Al 72esimo è Simi a divorarsi il raddoppio, all'accelerazione al limite dell'area di Messias prova a calciare con il sinistro, la palla invece rimbalza male e questa volta viene deviata, arriva sui piedi del nigeriano in aria, ma le ali in qualche modo riesce ad intervenire e tenere salvo l'Ascoli. Al 74esimo si fanno avanti anche i bianconeri con Sernicola, corre sulla fascia, riesce a rientrare sul destro, il cross in mezzo, Trotta sfiora di poco il pallone per deviarlo in rete.
Ultimi cambi per Dionigi, che cerca il pareggio, toglie Black e mette in campo Petrucci. E poi Pinto che rileva Padoin, nuovo cartellino giallo al 76esimo, sempre ai danni dell'Ascoli, con Troiano che si becca il cartellino colpendo la gamba di Messias dopo uno stacco aereo. Al 78esimo è proprio l'Ascoli che pareggia con il gol dell'ex, appunto, Marcello Trotta. Una bella azione dell'Ascoli sulla sinistra con Scamacca che tocca di prima per Pinto, e sullo scambio tra i due entra in area e con deviazione del difensore, la palla però arriva a Trotta che da quella posizione non può permettersi il lusso di sbagliare, e quindi Ascoli pareggia. È 1-1. All'81esimo vengono concessi 10 minuti di gioco, e ultimi 10 minuti di gioco, e il recupero al 84esimo, la triangolazione tra Benali e Messias sull'out di destra, l'attaccante entra in area, ancora le ali in uscita bassa, chiude l'azione offensiva degli ospiti. All'87esimo Scamacca prova un tiro dalla distanza, il tiro però è sconclusionato. Nuovo cambio anche per Giovanni Stroppa, che richiama Crociata e manda in campo Maxi Lopez, Crotone a trazione offensiva per provare a vincere la partita. All'89esimo è di nuovo Scamacca con un tiro maldestro che però termina lontano dallo specchio della porta. 4 minuti di recupero concessi anche per il termine del secondo tempo, e nel frattempo espulso il direttore generale del Crotone per proteste. Al 93esimo forcing finale del Crotone con continui cross a cercare gli anticipi di Simi e Maxi Lopez in avanti. Al 94esimo l'arbitro fischia con il triplice fischio e manda le squadre negli spogliatoi, con il terzo pareggio consecutivo per la squadra di Giovanni Stroppa, che non riesce ad agguantare punti preziosi e si fa dunque agganciare a quota 52 punti. E così un pareggio che non accontenta nessuno, per risultati altrui può comunque tornare utile. Ascoli e Crotone si spartiscono il punto a testa, i bianconeri interrompono una serie di 4 sconfitte consecutive, i rossoblù invece continuano il loro percorso verso la Serie A a rallentatore. Primo tempo con ritmi blandi e poche emozioni, il Crotone tiene palla, crea 2 occasioni migliori nel primo tempo senza trovare il gol. Proprio però nel secondo tempo è Barberis che apre le marcature e fa sperare al Crotone una vittoria, ma le energie vengono molto sprecate e qualche distrazione di troppo, qualche imprecisione di troppo rendono la palla sempre più rotonda e alla fine si crolla sulla concentrazione. Di conseguenza le squadre ne approfittano negli ultimi minuti per beffare la porta di Alex Cordaz. La squadra bianconera si può ritenere soddisfatta di questo punto? Certamente Giovanni Stroppa no, che avrà molto da recriminare, soprattutto vista la partita importante che vedrà proprio venerdì, lo scontro diretto contro il Benevento, che riesce così a centrare l'obiettivo della Serie A senza passare per i playoff, con
parecchie giornate d'anticipo, e proprio allo stadio comunale Ezio Scida ospiterà il Cosenza, l'Ascoli, sì, il Benevento, mentre l'Ascoli andrà in trasferta proprio a Cosenza per una dedicatissima sfida salvezza. Ci avete seguito attraverso RDA Radio 1, o ci continuerete a seguire attraverso le repliche sui 69 canali aderenti al circuito, e quindi praticamente stapradio.it, Radio Ballerina One, le emittenti calabresi e siciliane aderenti al circuito, Spreaker.com, ma certamente anche attraverso alcune altre emittenti che aderiscono da altre parti d'Italia attraverso il circuito Spreaker.com, e ci potete seguire anche attraverso la pagina Facebook di Fracalcio e Realtà di Original. Nell'occasione di poterci dare il prossimo appuntamento proprio alla fine della partita tra Crotone e Benevento, venerdì, in programma venerdì allo stadio comunale Ezio Scida alle ore 21, noi andremo in diretta proprio alle 22:50 circa per commentare ancora una volta insieme a voi l'analisi, quelle che sono state le azioni più salienti della partita tra Crotone e Benevento. Speriamo che si inverta la situazione e quantomeno si ricomincia a macinare punti preziosi per la Serie A. Ribadiamo ancora una volta i risultati di quest'oggi, 31esima giornata giocata per la Serie B, con l'anticipo delle 18:45 tra Salernitana e Cremonese 3-3, e poi le altre partite giocate parallelamente alle ore 21: Ascoli 1, Crotone 1, Pescara 1, Empoli 1, Chievo 2, Frosinone 0, Benevento 1, Juve Stabia 0, Cittadella 2, Perugia 0, Spezia 1, Pisa 2, Cosenza e Trapani 2-2, Livorno 0, Venezia 2, Pordenone 2, Virtus Entella 0. Ribadiamo anche la classifica: per effetto di questi risultati, Benevento quota 76 punti, matematicamente promosso in Serie A, Crotone agganciato dal Cittadella quota 52 punti, ma favorito nella differenza reti, 49-35 contro 41-32. Spezia quota 50, Pordenone 49, e di conseguenza via via Frosinone 48, che perde ancora colpi, Chievo 45, Salernitana 44, Pisa 43, Empoli 42, Virtus Entella 41, Perugia 40, Venezia e Pescara 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani 29, Livorno 21. A mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balla di. Dunque, buonanotte a tutti e appuntamento a venerdì sera 3 luglio alle ore 22:50 circa su RDA Radio 1 da parte di Antonio Milano. Arrivo da te, ti faccio ridere, con te la nostra.